nel 2024 a parlare di sport. Sport che in canavese, come abbiamo imparato a conoscere nei mesi scorsi, ci offre sempre delle grandi soddisfazioni. Abbiamo conosciuto tantissimi atleti e dirigenti di società nostrane che hanno vissuto un 2023 sicuramente molto positivo. Oggi veniamo a chiacchierare, oggi vi presentiamo un personaggio che da diversi anni è alla ribalta dello sport nel nostro territorio. Prima da calciatore, poi da allenatore, adesso da atleta podista. Con noi stasera abbiamo Antonio Zoppo. Antonio, buonasera. Ciao Davide, buonasera a tutti. Ciao Antonio. Allora, tu che abiti ad Andrate, Porediese, quella zona della Baltea la conosci molto bene, perché diciamo che calcisticamente parlando, appunto, diciamo nella mia breve premessa, tu nasci calciatore e proprio in quella zona muovi i tuoi primi passi, o meglio, tu hai legato il tuo nome fondamentalmente alle società della zona delle Porediere e della Baltea. Allora, raccontaci un po', appunto, i primi passi da calciatore, perché era lo sport che volevi fare, era la passione che avevi, che coltivavi sin da giovane. Sì, io sono di Quincinetto, e fino al 2000 ho vissuto Quincinetto, e diciamo che il calcio è stato lo sport che fin da giovane avrei voluto fare, avrei voluto praticare, perché praticamente vivevo di pane e calcio. Uscivo da scuola, buttavi la cartella, via, correre, ho fatto 6 anni di collegio, studio e calcio, e poi ho cominciato a fare il calciatore. Ed è stata una discreta carriera, mi sono tolto delle belle soddisfazioni, 2 anni di Serie D, Ivrea e Senensan, il resto Quincinetto. Tanto società di livello, quindi non stiamo parlando sì, di... Sì, a quei tempi l'Ivrea giocava per salvarsi e il primo quell'anno che ho giocato Ivrea gli ho dato una bella mano, facevo l'attaccante, ho realizzato 10 gol, quindi è stata un'annata direi più che positiva. Invece poi come allenatore devo ringraziare i dirigenti dell'allora Quincinetto che hanno voluto fidarmi una squadra di ragazzini. Io per mio carattere non avrei mai pensato di poter fare l'allenatore, invece poi è andato tutto bene, mi sono trovato anche lì delle soddisfazioni, buoni risultati. Ho fatto il settore giovanile 5 anni a Quincinetto, poi sono andato a fare gli allievi regionali Ivrea 2 anni, poi sono tornato a Quincinetto 3 anni prima squadra, poi ho fatto 1 anno e mezzo a Strambino, poi sono tornato a Quincinetto a fare 1 anno junior regionale e 5 anni bellissimi di prima squadra qui in Citava. Ok, già dopo la promozione avevamo già fatto la fusione, poi ho fatto 1 anno Real Canavese, qualche mese a Montaltese e ho chiuso con 5-6 anni all'Onarna prima e l'ultimo anno PDH. E poi ho ancora dato qualche mese una piccola mano al settore giovanile del Quincitava, ma lì ho già iniziato a seguire mio figlio che faceva nuoto agonistica, il tempo era un po' quello che un po' di la famiglia bisogna dedicare un po' di tempo, giusto? Poi per caso è saltato fuori il podismo, ma proprio per caso, perché vedevo passare sul Livre Mombrone, poi mi ero trasferito a Andrate, vedevo la domenica mattina del Livre Mombrone la gara passare su e ho detto ma prima o poi la faccio, ma così per farla una volta nella vita, per togliermi uno sfizio. Tra l'altro è tra le gare più dure, certo. L'ho proprio scelto, il mio primo pettorale l'ho proprio scelto in una gara facile. Beh Antonio, però di lì è un amore, una passione che è sbocciata appunto quasi per caso, ma che ti ha portato in questi anni da podista a confrontarti veramente in tutte le discipline, soprattutto in tutte le distanze, perché tu parti appunto tra l'altro con una gara difficile, poi campionati locali, quindi distanze diverse ma comunque abbastanza piccole. Però poi sei passato mezza maratona, quindi tutto. Ma diciamo che in effetti si sente dire in giro che non metterti mai a correre perché poi diventa una droga. Sì, in effetti è abbastanza vera la cosa.
Io ho iniziato, dopo il Monbarone, ho cominciato a fare il campionato canavesano, distanze ridotte, con gare di diversa tipologia, strada, collinare, qualcosa di montagna. Diciamo che, come sono messo io fisicamente, forse dove sono più portato è l'asfalto. Okay. Gare regolari, in piano, e quindi a mano che mi sono reso conto di quello che potevano essere i miei limiti, io mi sono specializzato più sull'asfalto, con distanze sempre più lunghe. Ho cominciato a provare ad arrivare a 10 km, poi mezza maratona e poi sono arrivato a fare 7-8 maratoni con tempi discreti, direi. Beh, direi che alla fine dei conti hai sicuramente anche capito come ci si approccia, come funziona il mondo del podismo, perché tu è vero che da calciatore si corre, ma si corre in maniera completamente diversa. Sicuramente, difatti quando ci allenavamo a Quincinetto, ogni tanto c'era qualche podista che veniva a fare allenamento, qualche seduta con noi della squadra di calcio, e difatti già loro si lamentavano, questo è tutto un altro sport, in effetti... È vero, perché nel calcio sei sempre fermo, scatto, cambi certo. direzione, e invece la corsa è una cosa più regolare certo. e alla fine ti adatti un po' a quelli che sono i tuoi limiti, nel senso che per uno andare forte è andare a 3 minuti al chilometro, per un altro andare forte è a 4, per un altro andare forte è a 5, certo. dipende un po'. Dalla tipologia anche dalle fisico, qualità fisiche e dal motore che uno ha, certo. e quindi non si inventa niente. Cioè. Però appunto tu non ti sei inventato nulla, però hai iniziato appunto, come dicevi, alle gare, però soddisfazioni te ne sei tolte. Tantissime, tante. Ho fatto podio M60 nella maratona 2019, ecco. Ho arrivato terzo. E poi tante altre soddisfazioni. Adesso sono tesserato, Fidel, sono tesserato per la società di Bari, squadra molto forte. Qui ringrazio il presidente e il direttore sportivo, che sono Gino Saccente e Vincenzo 32, che mi hanno dato questa possibilità di disputare campionati italiani di società, e abbiamo vinto il campionato di società diverse volte. In questo momento non so bene i numeri, ma quest'anno abbiamo fatto il triplete nel 2023, perché c'è il campionato italiano di cross, il campionato italiano di 10 km, il campionato italiano di mezza maratona. E avete vinto. E abbiamo vinto tutte e tre, e quindi sono belle soddisfazioni anche di gruppo, non solo personali. Certo. E poi tante altre gare, anche a livello qua regionale, maratone all'estero, Spagna, sono gare bellissime, ho fatto maratona di Siviglia, okay. e mezza maratona a Valencia. Valencia, stavo per dirlo perché so che sono tantissimi. Valencia è l'unica gara che mi è andata male, è la maratona di Valencia nel 2018, dove ho dovuto ritirarmi per un problema di stomaco. Era già un periodo, arrivò già un infortunio, solo che mi ero già scritto prima e non ero riuscito a prepararla bene, poi durante la gara mi è venuto mal di stomaco e l'unica gara in 8 anni che non hai completato. Ho dovuto ritirarmi. E tra l'altro, Antonio, appunto, ci hai raccontato, tu ci dicevi, la strada è quella che è, diciamo così, è la disciplina che sei più portato, comunque dove ti trovi molto meglio, però, dicevi, montagna poco, però tu ti sei tolto la soddisfazione di fare un Tour de Jean. Sì, montagna, mi diverto anche lì, quest'anno ho fatto diversi vertical, della zona lì del Canavese, e devo dire che Bassa Valle, e devo dire che anche lì mi diverto, magari non ho i risultati che ho su strada. E poi nel 2021, finito il lockdown, non c'erano grosse competizioni in giro, gli organizzatori erano un po' indecisi, certo, c'era una situazione. E allora, tra una mezza scommessa che ho fatto sul lavoro, che avevo detto se sto a casa quest'anno 2020, il prossimo anno faccio il Tour de Jean, ma l'avevo buttata lì. Nel senso che andavi in pensione, quindi, sì. Ok. E allora ho detto, va, visto che ho detto quella cosa lì al lavoro, visto che gare
di strada, ne fanno poche o pochissime, mm-hmm. e non si sa bene il programma, ho detto boh, proviamo a fare il Tour de Jean. Tra l'altro, finito il lockdown, mi ero messo a fare giri in montagna con un gruppetto lì di amici e anche spronato da loro, poi ho intrapreso questa avventura che devo dire che io mai avrei pensato di fare il Tour de Jean, dicevo che era una roba per matti. Beh, effettivamente, quanti 330? 3,40, alla fine sono 3,50. 350 chilometri. Chilometri con 25-27 mila metri di dislivello. Poi il perimetro della Valle d'Aosta, stando sempre su, un piano praticamente non c'è niente. Cioè forse c'è Daone. Un piano forse quando vi fermavate dentro. C'è Daone a Donna. Forse mi rifugio nelle palestre dove vi fermavate. E devo dire che probabilmente chissà che si rifaccia una volta nella vita, boh, se mai, anche se l'età ormai avanza, però chissà. Beh, la tua è stata una sfida non da poco, perché come hai detto arrivavi da un periodo in cui c'erano poche gare, quindi anche la preparazione, anche come l'hai fatto, come l'hai vissuto la preparazione per una gara da 350 km che non avevi mai affrontato, perché appunto avendo fatto al massimo, tra virgolette, delle maratone, arrivare a fare 350 km è veramente un cambio radicale. Ma direi che ogni gara deve essere preparata per sé. La maratona ha un tipo di preparazione e il Tour de Jean è un altro tipo di preparazione. Certo. Forse la maratona alla fine, nella disco della gara, è più dura che fare il Tour de Jean, perché arrivi gli ultimi, come si dice, dopo il 35esimo chilometro, che ormai hai dato tutto. Il Tour de Jean è più difficile nel senso che sono i tanti giorni che stai fuori, perché i primi due giorni e mezzo, io ho fatto, partito domenica mattina, ho fatto domenica, lunedì, martedì e mercoledì, benissimo, mercoledì sera sei andato in crisi, non stavo più in piedi, dormivo in piedi. Vabbè, poi allora l'ho preso con più calma e ci sono arrivato. Diciamo che la preparazione è stata divertente, mirata. Facevo un'uscita a settimana, gli ultimi da giugno avanti, facevo un'uscita a settimana dei 60-70 km con 4-5 metri di dislivello, seguendo già un po', se riuscivo, un po' il percorso del Tor. La prima prova che ho fatto, sono partito, facevo quasi sempre in giornata. L'unica volta che ho provato a fare due giorni, era un sabato mattina, che i miei amici andavano a fare il vertical a Courmayeur, allora ne ho approfittato, c'è la macchina Donuts, ho detto io parto, voi partite a fare il vertical, io parto, e ho fatto praticamente da Courmayeur a Chardonnay, e perché sarei arrivato a Donuts, ma ho sbagliato un paio di volte il percorso, e allora sono arrivato a Chardonnay, che come chilometri sarei dovuto essere quasi al coda. Ho fatto 157 km, mi sembra, sono partito alle 6 di sabato mattina e sono arrivato lunedì alle 6 di mattina. Cavolo. Senza dormire. Due giorni, sabato, domenica, lunedì mattina. 48 ore. Beh, mamma mia. Sì, per vedere la resistenza, il fisico, come si comporta dopo un giorno e mezzo fuori. E difatti la seconda notte è dura. Seconda notte comincio a avere un po' le traveggole, no, ma veramente. Detto così, veramente, vedi, i cespugli sembrano dei cani, intanto da lontano sembra che venisse un cane incontro. Ah, proprio? Passa vicino ai torrenti, le rocce sembrano di polistirolo. Ok. Tutto intanto le toccavo con il bastoncino. Per cercare di capire. E quando sono arrivato ad Ondena, che conosco anche abbastanza bene, adesso un po' di più, allora un po' meno, ma c'ero già stato, non sono riuscito a trovare il passaggio,
che dalla casa dell'Enel porta al rifugio. Ti sei proprio... Per 4 di mattina, buio pesto, non riuscivo a capire dove dovevo passare, alla fine ho tagliato giù in mezzo ai prati, attraversato torrenti, guadato. Hai fatto una bella avventura. Sì, sì, è stata una bella avventura. Tanti mi dicevano, come fai da solo? Da solo è bellissimo, perché non devi rendere conto a nessuno, non tribuli te, non fai tribulare gli altri. Però se mi ricordo, perché avevo seguito la tua avventura, anche il fatto che avevi tantissimi tifosi, tantissimo tifo che ti ha accompagnato al Thor. Quello è stato, diciamo, l'arma in più. Avevo aperto una chat, non so se c'avevo 40, 50, 60 persone, tutto il gruppo, il mio gruppo che mi seguiva quando ero in montagna e più tantissimi altri. E quello, sono arrivato a casa, mi sembra che ci ho messo 4 ore a leggere di nuovo tutti, tutti i messaggi di tra chat. Però è stato bello, è stato bello, è bellissimo, sia come esperienza sportiva che umana. Sicuramente. Tipo mi dicevo, difatti quasi quasi, chissà che un giorno lo rifaccio. Decidi anche bene. Perché poi lì fai una bella esperienza tu, e gli fai fare una bella esperienza a chi ti accompagna. Certo. Perché chi ti accompagna, diciamo che fa quasi lo stesso sforzo che fai tu, perché... Sì, anche certo. In macchina, fare tutte le vallate, mi lasci, io parto da Gressonai, tu devi, con la macchina devi andare a Champoulou, quindi vai giù fino a Ponte, Vers, sì, e dall'altra parte. È l'ultimo giorno che parti da Lomond, devi andare a Courmayeur. Lomond devi andare fino a Osta, poi da Osta a Courmayeur un pezzo. Sì, è bella lunga. E lì è l'ultimo giorno. Però pensa, loro lo facevano in macchina, tu ti sei fatto tutti quei 350 piedi. Forse mi sono divertito più io. Quello sicuro, sono convinto, perché ricordo... Poi vedi dei paesaggi bellissimi. Bellissimo. Forse l'allenamento è ancora più bello. Perché hai la possibilità di vedere il paesaggio, foto, camosci, camosci pochi, perché sono animali più più difficili, riservati, scappa. E sambecchi quasi che ti aspetta. Che correvano insieme a te, Antonio. Non si muovono, cioè sì. Ti guardano che passi. Non fanno una piega. Ricordo all'arrivo del Giro d'Italia in ciclismo al Nivolè, al Serrio, che noi salivamo con i pulmini per andare sul posto e c'era uno spettacolo di fotografi, colleghi che arrivavano dal resto d'Italia, che ma incredibile, facciamo queste foto, c'è gente che erano lì tranquilli, che aspettavano, come se nulla fosse. Bene, torniamo al presente. Perché appunto abbiamo parlato calcio che ti ha dato tanto, il podismo che ti sta dando tanto, ma naturalmente Antonio Zoppo ha iniziato una nuova stagione, perché il 2024 si è aperto da pochi giorni, tu hai già fatto la prima gara a Venaria, giusto? Venaria? Sì, ma ne approfitto di questi cross, di queste gare per preparare, come dicevo prima, i cross non sono tanto le mie gare, però certo. Servono... come preparazione anche per la anche tutto il resto, cioè fa un po' di fondo, diciamo. E poi ci si diverte sempre. Domenica c'è stata la prima gara a Venaria, che per me è in preparazione al cross del campionato italiano del 18 febbraio, che quest'anno si tiene qua a Beinasco. Quindi un po' più vicino a questa casa. Questa volta un po' più vicino. E poi più in là, il 14 aprile, sarà la mezza maratona di Genova, che è campionato italiano, di nuovo master, e a ottobre, adesso non mi ricordo bene la data, non so se è il 10 ottobre, c'è la 10 km di Caserta, che ne approfittiamo per vedere. Vabbè, per fare anche un po' di turismo, perché poi mi sembra che l'arrivo è proprio alla Reggia. Quindi occasione d'oro per unire le due cose. Siccome a Caserta non sono mai stato. Bisogna, si unisce le due e cose. E poi mi piacerebbe... fare il campionato italiano di maratona, diciamo che sono 2 anni che ho avuto un po' di problemi tra piriforme e nervo sciatico, non ho più fatto tanto distanze lunghe. Okay. Adesso sembra che il problema sia
se non risolto almeno in parte migliorato. Uh-huh. E quindi sto di nuovo provando a allungare distanze per vedere se riesco, se fosse possibile di nuovo a riuscire a fare una maratona. Uh-huh. Infatti diciamo che sono già riuscito a fare un 35 km. Quindi. Hai già anche idea a quale maratona? Campionato italiano master, ho guardato che, visto che quest'anno sono passato di categoria, sono M65. Quindi, sei un giovinetto, sei un ragazzino. Solo che anche le categorie sono da prendere con le molle, perché le distanze corte c'è una concorrenza spaventosa. Ok. Il 59 ce n'è tantissimi, fortissimi. Ok. Allungando le distanze forse diminuisce un po' la concorrenza. Quindi dici, puoi anche provare a puntare a posizioni. Vorrei provare a puntare sulla maratona. Ho cominciato a prendere informazioni, a prima vista, se il percorso è uguale a quello dell'anno scorso, non mi è piaciuto tanto il percorso per via dell'altimetria, perché okay. Non è un percorso molto pianeggiante. Ok, un po' più collinare. Dovrebbe avere un po' di dislivello, mm-hmm. E quindi io preferirei fosse più piatto, però se il campionato italiano, tra l'altro, si gioca. Tra l'altro l'anno scorso, 2023, la mezza maratona l'avevano disputata a Palermo, okay. E io per problemi fisici non ero potuto andare, mm-hmm. E quindi potrebbe essere di nuovo un'occasione per andare a visitare la Sicilia, che in Sicilia non ci sono mai stato. Ecco, vedi. È vero che col calcio ti portava a visitare, sì, Piemonte e Valle d'Aosta, non solo. Da Serie D, Liguria, sono il girone Lombardia poco, forse ho fatto qualche partita di Coppa Italia in Lombardia, quando ero solo nel San. Se no diciamo che col calcio Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria. Ecco, adesso hai l'opportunità di, sì, girare l'Italia e anche il mondo. Cioè, sono già stato a Verona, a Ravenna. Verona, bello. Della città. Beh, sì, assolutamente. Beh. Tra l'altro a Verona avevo fatto il miglior tempo in mezza, 1,20, 1,21, 1,20-50. Vabbè, discreto tempo. Sicuramente tanto di cappello, perché la passione è quella fondamentale che spinge un atleta, però diciamo che alla fine dei conti anche un po' la volontà di migliorare sia come tempo che come posizione. Forse ho la testa che mi aiuta. Beh, ti conosco da un po' di anni e so che sicuramente sei un atleta, sei stato un calciatore, allenatore e adesso atleta, dove sicuramente hai il fisico che ti aiuta, nel senso che comunque sei sempre stato, hai sempre avuto un fisico che ti ha sicuramente sempre aiutato. Sono stato fortunato. Difatti le squadre che allenavano ogni tanto si lamentavano un po' che gli toccava correre. Magari a me sembrava il lavoro giusto da fare, quindi anche perché poi qualche risultato l'abbiamo ottenuto. Assolutamente, assolutamente. Un po' tanto merito loro, qualcosina. Qualcosina merito loro. Si dice sempre che poi alla fine dei conti sia 50-50, perché l'allenatore se sa prendere il meglio dalla propria squadra, la sua squadra si esprime bene tante volte, appunto perché l'allenatore, quello che c'è dietro, il lavoro che c'è fuori dal campo o nel campo comunque prima della partita è fondamentale. Qui fare l'allenatore è difficile perché devi lavorare molto di psicologia. Mm-hmm. Infatti io dicevo sempre, è facile fare l'11 iniziale e poi gestire, specialmente ai nostri livelli che non sono professionisti. Certo. Digli agli altri 8-10 che stanno fuori, diglielo. Lì un altro lavoro. Far contenti chi va in campo è facile. Beh, però Antonio, alla fine dei conti tu sei stato bravo, perché se hai fatto tutti questi anni che abbiamo raccontato prima, i risultati ti hanno dato ragione e alla fine dei conti hai lasciato sicuramente un ottimo ricordo sia nelle società che negli atleti che hai incontrato. Spero che sia così. No, te lo garantisco, perché conosco tanti di quei ragazzi con cui hai lavorato e hai allenato e ho sempre sentito, ma non devo lisciarti il pelo, ho sempre solo sentito parlare benissimo di Antonio Zoppo e ti conosco. Grazie. Anche personalmente, e so
la professionalità, la serietà e l'umanità che metti in tutto quello che fai. Grazie. Antonio, abbiamo raggiunto quasi la fine di questa chiacchierata, quindi è il momento di saluti. Mi resta stata una bella chiacchierata. Grazie. Sempre e volentieri, parlare di sport con te va bene. Guarda, poi con te è sempre un piacere, perché poi alla fine è vero che, come dici tu, sei uno molto tranquillo, molto chiuso, in realtà non è vero, perché so quanto... Diciamo che mi manca un po' la dialettica. Ma guarda, in realtà devo dire la verità che è tanto di cappello, perché non è vero, non è una questione di enfasi, ma secondo me non, è sempre quello che si dice che è più importante di quello di come lo si dice. Ne approfitto perché sì? Visto che da un anno a questa parte sono presidente dell'Emissimo Barone, sì? E organizziamo la, se posso, certo, ma assolutamente organizziamo l'Ivrea Barone. Mm-hmm. Invito tutti quanti il 22 settembre alla nostra gara, che so che nel panorama podistico piemontese dell'Alta Valle è una delle più difficili che ci sono. Questo per esperienza e per sentito dire. Ma al di là conosco atleti che vengono a preparare gli italiani o mondiali da voi. E quindi spero di avere un bel riscontro anche numerico il 22 settembre. Per l'Ivrea Barone. Sicuramente, sicuramente. Antonio, grazie veramente di averci raccontato l'Antonio Zoppo, uomo e atleta. In bocca al lupo per questo 2024 che ti vedrà ancora una volta impegnato in gare importanti. Sicuramente ci risentiamo più avanti, perché voglio vedere alla fine dell'anno se parliamo di nuovo di triplete o altre cose. Va bene. Volentieri, grazie. Grazie mille, grazie ancora. Alla prossima. Buona serata.